questo mi sentivo di dirtelo perché è comunque una cosa che viene sempre fuori, insomma, da te in questo senso. L'abbiamo già anche affrontata altre volte, però non fai fatica a cambiare marcia, no? Tu vai sempre in seconda, ecco. Ogni tanto mettila la sesta, ce l'hai? Provaci. Cioè, non è che dobbiamo arrivare a essere gli smanettoni, ecco, neanche limitarci a essere sempre l'allievo di secondo corso. Cioè, voglio dire, hai in mente una frase, queste, le cose si mettono in pratica su queste cose, no? Cioè, io ho in mente quella frase lì. Finché il mio pensiero non si adegua alla risposta, io studierò, però devo studiare il pensiero, cioè non so se mi sono spiegato. È questo che secondo me va compreso, cioè non è tanto il discorso tecnico, sì, la tecnica va studiata per carità, però è poi la pratica che conta, no? Cioè, a parole tu mi hai detto sì, io ho capito questa cosa, ok, però se tu mi dicevi senti qua e mi facevi questa cosa, no? E io ti avrei detto, beh sì, bene, però magari ti spingevo a suonarmi qualcosa di più complicato per vedere dove tu eri arrivato a, come dire, ad aprire questo tuo controllo. In realtà è una cosa che dovresti fare da solo, cioè capito questo meccanismo, messo in pratica, poi lo devi cercare di aprire a tutta la questione trombettistica, no? Non so se. Sì, ho capito, però io adesso diciamo che ho messo a fuoco un solo aspetto, quello, cioè ho fatto tutto quello che tu mi hai detto, no? Tutti i giorni fino ad adesso ho fatto almeno System Clock, quello per terze, i trilli, ok? E lavorando su questa cosa qua mi sono reso conto di questa cosa sull'attacco. Quindi ho voluto approfondire questo discorso con te, quest'idea dell'attacco, che è stata una cosa che io ho sempre cercato, ma non ho mai trovato la chiarezza nell'attacco, è sempre stato sporco. Va bene, ma non è che sto dicendo che non va bene. No, è quello, era giusto per avere una piccola conferma su questo tipo di lavoro che sto facendo. Che devo approfondire, devo lavorare, che soprattutto deve diventare una cosa naturale, che non lo è, perché se mi lascio andare torno a fare quello che ho sempre fatto fino a ora. Ma sì, il rischio sicuramente c'è, però io credo che se tu hai modo di chiarire bene come il concetto della questione e di memorizzare il suono che vuoi ottenere, quello non te lo dimentichi, insomma, perché tanto è Certo, quello sì. Ma quello sì. che stai facendo. Però sì. Quindi, beh. Quindi se io ti chiedo di fare. Cosa? Molto meglio. Lo so, me ne sono reso conto pure io. Anche se quando vado a fare la quartina, cioè vado a fare le semicrome, c'è ancora qualcosa di Ma vecchio.
Ma esatto, sì, lì, è lì credo che sia più che altro la tua, il tuo timore di... Può essere, non lo so. Sì, sono le tue insicurezze che vengono fuori, no? Perché l'ho visto anche nella registrazione che ho fatto. Fino agli ottavi si vedeva quella cosa continua, no? Quando ci iniziava a mettere le quartine, i sedicesimi, compariva di nuovo la separazione, non evidente come prima, ma ritornava quella cosa di separazione. Ma a me più che altro sembra che veramente li tiri un po' il freno, cioè allenati pensando, cioè allenati così, cioè proprio cantatele le cose. E con le dita suona le note. Quindi, e dopo provi a suonarlo e vedi di fare la stessa cosa, cioè di essere efficace nello stesso modo. Ale, siamo a posto. Vabbè. Vai, prova. Cantalo, prova a cantarlo prima. Però a questo tempo, e non rallentarlo. E deve essere suonato nello stesso modo, cioè non ci devono essere i limiti. Se lo riesci a pensare e riesci a essere coordinato con le dita, non è difficile. Sì. Vai, suona. Sì, hai solo il problema della tecnica, che deve essere un'articolazione perfettamente sincronizzata con la tua lingua. Capito? Prova a fare il contrario. Prima lo canti. Do, do. Lo faccio dopo, Sì. Ok, Sol. Cantalo. So, perché non ce l'ha? Mi manca più. Contrario. Hai svoltato. No, beh, rispetto a prima. No, nel senso, no, aspetta, ora fate gli scherzi. No, no, ma non sto io non stavo scherzando. Hai svoltato perché comunque rimani settato sulla continuità. Appunto, dico, per me questa cosa qua non è una cosa da poco. Cioè, anche se può essere una sciocchezza, no? Nel senso che come approccio ne abbiamo parlato tante volte, eccetera eccetera, però io l'avevo sempre intesa diversamente. Ma su questo non c'era dubbio, perché i risultati, se non c'erano, evidentemente è proprio una questione di non
o uno non riesce a spiegarsi o l'altro non riesce a capire, cioè non è che ci sono tante altre. No, ma ti ho detto, ma non per qualcosa, perché io la pensavo più difficile la cosa, nel senso ci mettiamo molto più forza, molto più energia per muovere l'aria e attaccare una nuca, capito? E questo surplus d'aria mi portava l'effetto contrario. Sì, perché ti tornava indietro. Eccetera, eccetera. Creava staticità. Bravo. Bene, andiamo dal fa. Fa, dal fa centro, fa primo sì. Spazio, fa pedale. Ancora. Ah, più veloce. Ok. Bene. Molto meglio. Contrario. Sì, l'articolazione cambia molto quando si va sul pedale e lì è importante mantenere il discorso della continuità dell'aria, concentrarsi proprio sul discorso di, come dire, insomma, di pensare avanti, ecco, non pensare a cercare tanto alla definizione di ogni nota, ma cercare di pensare alla frase finale, proprio perché così non ti fermi, ecco, ma continui a facciamo questa cosa qua adesso. È presente le scale del Clarkson? Ok, fammi una tonalità tipo Do maggiore. Partiamo da quello semplice, o se vuoi si bemolle, insomma, decidi tu. Cerca il modo per farlo tutto da capo a fondo in un solo respiro. Cerca il volume, la velocità che ti permetta di farlo tutto in un fiato. Torna indietro, si do re mi fa sol la si do re lo fa mi re do si do lo fa mi re do si do, si do re mi fa sol la si do re lo fa mi re do si do lo fa mi re do si do. Però se faccio questa cosa qua così, perché devo suonare per forza questo volume per farlo tutto un fiato, non ho il controllo ancora, sono molto instabile. Però se non le fai ste cose, sì, ho capito, però così non metto più in pratica quella cosa che ho impiegato tanto per capirla. Stai sbagliando. A mio avviso stai sbagliando. Perché? Perché secondo te è sbagliato farla questa cosa? Che cosa? Perché non secondo fa. Te è sbagliato fare? Perché non riesco a mettere più in pratica quel concetto di compressione. Qui non devi articolare, qui non devi articolare. Sì, non però hai... non c'è il problema di articolazione qui. Eh sì. Però quel discorso di compressione che faccio mi porta a suonare da un certo volume in su. Da quel volume in giù non riesco a gestirlo ancora la cosa. Siccome qui devo suonare da quel volume in giù per gestire tutta la frase, succede che tolgo l'aria. Cioè non sto più così. E invece è proprio lì il meccanismo da comprendere, che tu devi essere in grado di ottenere il risultato, cioè tu non devi pensare
a come fai la cosa, ma a che cosa fai.